Dame el pie. Okay. Da come crepa sto coniglio. 1, 2. Zacchete. Easy. Ah, ma questo è il coniglio del meme. Non durerà a lungo. C'è un cervo. Lo spaventeresti. Comando lei? Ma dov'eri? Eccolo lì. Devo stare attento ai rami, vedi che i rami fanno rumore. Dove cazzo era? Io ho visto che è scappato di qua. Lo sento sulla sinistra. Guardare. Bravo. Cazzo. Non pestiamo legnetti, non pestiamo nulla. Devo andare là dietro. Cazzo, non ho visto. Stupida. Già ho capito che questa parte sarà una rottura di palle. Eccole là sotto. Non lo riesco a prendere. Preso. Sotto. Facciamo attenzione. Oh cavolo. Sì, ma io lo sto prendendo nel collo e non crepo. Ci sono le chiazze di sangue.
Dai, dove sei? Sento che sta galoppando. Verso destra. Come fai a essere ancora vivo? Brava, In due siamo. Dai, che stasera si mangia cervo. Ah, ecco. Chi è là? Uscite! Neila, vogliamo solo parlare. Se ti muovi te ne infilo una dritta in mezzo agli occhi. Idem per il ragazzino. Che cosa volete? Mi chiamo David. E questo è il mio amico James. C'è un gruppo più grande, con donne e bambini. Tutti molto, molto affamati. Anch'io. Donne e bambini. Tutti molto affamati. Beh, potremmo fare uno scambio per un po' di carne. Che vi serve? Armi, munizioni, vestiti. Medicine. Avete degli antibiotici? Ne abbiamo. All'accampamento. Se vuoi puoi seguirci. Non vi seguo da nessuna parte. Il ragazzino va a prenderli. Torna con ciò che mi serve. E il cervo è tutto vostro. Se arriva qualcun altro. Me ne infili una dritta in mezzo agli occhi. Perspicace. Due boccette di penicillina e una siringa. Sbrigati. Vai, su. Che la penicillina è proprio la più scarsa che ci può essere. Proprio quella di base. Quel fucile lo prendo io. Certo. Indietro. Ora è scarico. No. Bravo, è stato intelligente. Ci metterà un po'. Ti spiace se ci ripariamo dal freddo? Porta anche quello. Ecco. Sai, non dovresti andare in giro da sola. Non amo la compagnia. Capisco. Come ti chiami? Perché? Senti, so bene che non è facile fidarsi di due sconosciuti. Chiunque sia il ferito, si vede che ci tieni. Sono certo che andrà tutto bene. Clicker. La pistola. Avevi un'altra pistola. Mi spiace. Ok, ora potrai riavere il fucile. No, hai la pistola. Spero tu sappia come usarlo. Ho fatto un po' di pratica.
trovino. Copri le finestre. Ok. E quali finestre? Questa? Sì. Non devi sprecare un colpo. L'ho già fatto prima. Sì, continua così. Ci sono infetti all'interno. Scherzando, spari meglio di me con quel coso. Aiutami con questo. Avanti, avanti. A destra. Che rottura di coglioni. Qui non c'è niente. Ce ne sono un sacco, vengono verso di noi. Li vedo! Che passano attraverso. Vabbè. Che minchia. Qui non c'è niente. Sono un sacco, vengono verso di noi. Già, li vedo! Altre munizioni. A sinistra. Ecco per il fucile. Libera. Di qua. Ti seguo. Secondo me. Come stai? Non preoccuparti per me. Ok. Resta vicina. E guarda dove cammini. Ehi, piccola, stai bene? Sto bene. Altri picca. Usciamo da qui! Ah!
Minchia, faccio sti movimenti di merda. Questo fucile è buono, li one shot praticamente. Ma cazzo, devo andare di qua? No, che di qua. Cioè di qua non ci posso andare. Ho rottura di coglioni con ste parti così confuse in aria. Non hanno né capo né coda. Ecco, ora tu dimmi cosa dovrei fare. E scavalca qui, non scavalca qui. Forza, la porta è di qua. Per un pelo. Dobbiamo arrivare lassù. Là, quella scala fa il caso nostro. Quindi? Quella scala fa il caso nostro. Cazzo, mi ha fatto tornare indietro. Cioè, se tu non mi spieghi quali sono le abilità. Ora per arrivare là sopra, il giro che dovrei fare qual è? Cioè solitamente io facevo ponte ed era tutto a posto. Qui, aiutami a salire. Ecco, cioè devo scovare il posto. Vabbè, okay, pronta. Che cazzo. Occhio. Fatto male questo. Tipo una scritta per dire nei panni di Ellie. Puoi trovare dei punti di appoggio, cercali, magari una cosa del genere, no? Che tipo mi messo così a caso e mi devo cercare io i punti. Sì, va bene, lo so che funzionava così, mi chiama, dimmelo. Questo tizio, anzi, ci sta aiutando. Da questa parte.
Oh, mi sta facendo un trappolozzo. Ci serve una via d'uscita. Che mi sta portando praticamente nel suo covo. Va bene, vecchio. Diavolo. Sembra che qualcuno li abbia già sfidati e abbia perso. Ah, cielo. Li stavo cercando, questi ragazzi. Non importa, tu prendigli l'equipaggiamento. Io cerco un'uscita. Occhi aperti, forse c'è qualcosa di utile. Vedi niente? È un vicolo cieco. Per cosa usavano questo edificio? Quindi che facciamo? Difendiamo la zona. Preparati. Fanno sti movimenti e schivano i proiettili. Andiamo bene, piccola. Sta sembrando a me non sembra. Resta concentrata. Proprio che cazzata di. Eccone altri. Oh, ma quanti ce ne sono? Questa parte in modalità difficile fare tutte le salve. Sì? Dai, ce l'abbiamo fatta. Già uccisi tutti. Non essere così delusa. Più che delusa, sorpresa. Controllo il ponte.
Ascolta. Niente infetti. Niente infetti. Che ti dicevo? Bene. Torniamo indietro e controlliamo il cervo. Te la sei cavata piuttosto bene là fuori. Direi che siamo un'ottima squadra. È solo fortuna. Fortuna? No, no. Questa non è fortuna. No, sai, credo che tutto accada per un motivo. Certo. Davvero? E posso dimostrartelo. Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Sono loro che hanno sparato a Joel. Sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. No, non agitarti. Non è colpa tua. Sei una ragazzina. James, giù la pistola. Col cazzo, Davide. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Quindi loro sono i banditi, fanno parte dei banditi. Dalle le medicine. Sai che agli altri non piacerà. Sì, ma non è un problema tuo. Levati dalle palle. Non sopravviverai a lungo. Io posso proteggerti. No, grazie. Andiamo via da qui. Joel. Non sono riuscita a prendere molto cibo. Ma ho preso questa. Sì, ma la sai fare ora? Sposta il braccio. Anche gliela cucina. Seguita. Li porterò lontano da qui. Ti verrò a prendere.
No, oh, mi schiena. Sì che si possono fare polpette, però. Mi schiena. Oh, cazzo. No. Sai quanti dei nostri sono stati ammazzati? Qualcuno debita allora. Non voglio correre rischi. Voglio farla finita. Distruggere. Controllo questa zona. Ragazzi, controllate il capanno. Quanti cazzo sono? Allora, uno viene di qua, uno viene di là. L'importante è che non venga nessuno alle spalle. Figlio. Non ci credo che mi hanno visto. No! Girala. Ovvio, da camper, pezzo di merda. Bene. Ma quindi immagino che ci saranno anche per lei le... Ah no, non ci sono miglioramenti. Ok. Quindi vuol dire che è una cosa temporanea. Non è una cosa definitiva. Allora, pare che non ci sia nessuno. Però lei non ha lo stesso raggio che ho con Joel, quindi non so se riesco a vedere tutti. C'è quel rumore, solitamente arrivano nuovi nemici. Vedi, sono là sopra. Minchia, uno è qua dietro. E perché non li vedo?
Brutta sta cosa. Però così mi vedo. Hai sentito niente? L'ho sentito anch'io. Bello, colpo alla testa, così mischino non sente niente. Però il problema è che ce ne sono due là sopra. Fucile da caccia OP proprio. OP proprio. Ok, controlliamo in casa. No, questo è un bagno. Ok, così posso fare il rumore. Certo che metto un po' d'ansia comunque. Queste parti così, sì, mettono un po' d'ansia. In questa casa non ci sono andato. Invece pare di sì. Ah sì, perché è la casa dove sono andato prima. Un sentiero. Ok, dovrebbe aiutarmi a uscire di qui. Ce l'hai fatta. Certo, lei non sa nulla. Merda. Fare mi blocca. E quindi? Ci siamo. Ah, ok. Cavolo. Resisti, Joel. Sicuramente ci sarà qualcuno qua. Non credo che sia.
esatto. Eccoli. Allora, in realtà non vorrei farmi vedere. Minchia. Allora, uno è là sopra. Guardate. Cos'era? Eccola! Boh, m'ha visto. Vabbè. Ok. Aggirala! E vai. Puttana. Bastardo. E vai. M'ha visto, cioè m'ha preso. Sì, vabbè. Io tutti i tiratori scelta di no. Sì, vabbè. Oh, no, no, vabbè. Ti ho trapassato le spalle di tutti e due. Assurdo. Ho sparato due colpi e ho preso sopra la spalla sinistra e sopra la spalla destra. Cioè, penso che a farlo apposta non ci sarei riuscito. Allucinante. Veramente allucinante. Cioè, queste cose mi fanno uscire di testa a me. Proprio letteralmente mi fanno uscire di testa. Come si esce di qui? Allora, ok, devo spostare questo qui. Non voglio restare intrappolata qui. Dov'è l'uscita? Ha ha ha!
Adoro The Last of Us. Grazie per il follow. Lei è dall'altro lato dello chalet. Cioè, in testa non è morto. Pezzo di merda. What the fuck? È bloccato, no? Rilassati! Ti sto salvando la vita! Ecco. Ecco fatto. Oh merda. Sono cannibali. Come ti senti? Uno splendore. Tieni. Dovresti mangiare. So che hai fame. Sei rimasta qui un bel po'. Che cos'è? È cervo. Con contorno di carne umana. No. No, te lo giuro, è solo cervo. Sei un cazzo di animale. Un giudizio un po' affrettato. Visto che voi avete ucciso... quante persone? Non ci hanno dato scelta. E pensi che noi l'abbiamo, vero? Beh, non sparare a vista, uccidi magari. Uccidi per sopravvivere. E anche noi. Dobbiamo preoccuparci dei nostri, con ogni mezzo necessario. E quindi ora? Mi taglierai in tanti piccoli pezzettini? Preferirei di no. Dimmi il tuo nome. Sei uno stronzo patetico. Ma che cazzo vuole? Non sei pedofilo? Come combiamo? Al contrario. Sono stato... piuttosto onesto con te. Ora penso sia il tuo turno. È l'unico modo per convincere gli altri. Convincerli di cosa? Che puoi cambiare idea. Hai cuore. Sei leale. E sei speciale. Oh. Stupida mocciosa.
Così mi rendi sempre più difficile tenerti in vita. Cosa dovrei dire agli altri adesso? Ma perché la vuole tenere in vita? Ellie. Cosa? Di loro che... Ellie è la ragazzina che... ti ha rotto un dito, stronzo! Come avevi detto? Eh? Piccoli pezzettini. Ci vediamo domani, Ellie. Huh?